Ciao a tutti. Oggi vi voglio dare una infarinatura su come scegliere la borsa per la vostra moto. Solitamente il cliente viene da me, viene con le idee un po' confuse. Mi parte con il volere mettere sulla borsa, sulla moto, un piccolo accessorio. Poi piano piano, man mano vado parlando, scopro che effettivamente lui non ha bisogno di una tasca, ma ha bisogno di due borse. Allora, prima domanda che gli faccio, chiaramente, se sei un motociclista appena entrato in questo mondo, la prima cosa che devi pensare è cosa ci devo fare con queste borse, cosa ci devo fare con la mia moto. Cosa significa? Se io la moto la devo utilizzare per farci il giretto la domenica per andarmi a prendere il gelato, è chiaro che mi servirà lo spazio per metterci un telefonino, per metterci delle chiavi, un telecomando e quant'altro. Se invece la moto vi serve per andarci a fare un fine settimana, è chiaro che incomincio a parlare di una borsa di almeno 20 litri di capienza. La borsa da 20 litri è questa. Sembrerà grande, ok? Perché magari la guardi, è enorme. E in realtà qua dentro considerate che un giubbotto ci sta sino ad arrivare qui, un giubbotto in pelle. Ma se poi devo metterci dentro qualche altra cosa, benissimo, la borsa che noi facciamo la facciamo anche da 20 litri, ma con la cerniera per l'estensione per arrivare ai 25 litri. Se invece abbiamo bisogno di più spazio, allora magari possiamo passare a delle borse da 25 litri. Addirittura con l'estensione a 25-35 ci permetterà di mettere la roba che servirà a me, ma servirà anche per mia moglie. Una volta che abbiamo capito qual è la tipologia di borsa che ci può occorrere per o la città o da viaggio o da passeggiata domenicale, abbiamo già un po' dato un'idea della capienza, di quello che ci può mettere dentro. È chiaro che una borsa da 25 litri estendibile a 35 litri ci va tanta roba. I nostri sistemi di borse adottano chiaramente un sistema a sgancio rapido, questo, ok? Perfetto, questo ci permette di sganciare queste borse grosse e ci vado a mettere dentro una borsettina magari più piccolina, anche uno zaino a sgancio rapido, ve lo faccio vedere. Questa qui è la nostra roller bag. Roller bag chiaramente cos'è? È uno zainetto che al momento in cui ci necessita zaino abbiamo chiaramente due agganci qui e due nella parte superiore. Nella parte interna delle tasche laterali abbiamo le tracolle. Ce le possiamo agganciare e ci portiamo via il necessario da ufficio. Non necessariamente dobbiamo lasciare le borse grandi attaccate alla moto sempre. Se ci occorre, le possiamo sganciare, inseriamo queste, sempre con il sistema sgancio rapido click fix che si può bloccare sul telaio. Ogni tipologia di moto avrà la sua tipologia di borsa. Per esempio, se parliamo della corner bag, essendo che ha questo disegno particolare con questa inclinazione, è chiaro che ci andrà su tutta la serie, per esempio V7 Stone, la Special, la Corsa, Special Edition. Chi ha la Ten potrà addirittura scegliere una colorazione come il serbatoio. Bene, avendo spiegato un po' tutto quello che è il mondo delle borse e di quello che può essere il loro utilizzo, spero di essere stato chiaro nella spiegazione, ma se qualcuno avesse da chiedermi qualcosa, avete sempre la possibilità di lasciare un commento. Potete vedere qui in sovraimpressione il mio numero di cellulare, però chiedo a tutti quanti di mandare sempre il messaggio WhatsApp su questo numero che vedete e tranquillamente nell'arco del giorno, anche di domani stesso, diciamo, io cerco di rispondere a tutti. Io vi chiedo sempre di mettere un like. Io voglio soltanto persone interessate al mondo degli accessori per moto, quindi chi fosse interessato, in questo momento stiamo parlando di Guzzi, ma nei prossimi video sicuramente parleremo anche di altre tipologie di moto. Per intanto vi saluto tutti, vi chiedo sempre il like e chiaramente di iscrivervi. Vi arriveranno delle notizie che man mano darò per tenervi informato su questo mondo e sul mondo delle moto. Ciao!